Ciao a tutti, benvenuti nella nostra undicesima lezione del corso di hand lettering e brush lettering. La volta scorsa abbiamo fatto la lettera H, oggi facciamo la lettera I. Vi dico già che queste I sembrano un po' delle L, sono tutte delle L, comunque. Queste I maiuscole soprattutto sono delle L, assomigliano molto a delle L. Comunque, vi ricordo che lo stile della I della prima riga maiuscola corrisponde allo stile della prima riga della I minuscola e di tutte le altre prime righe delle scorse lezioni. Quindi, se volete scrivere con lo stile delle lettere della prima riga, basta che guardate la stessa riga in tutte le lezioni. E così per la seconda riga, per la terza riga, per la quarta, quinta, sesta, arrivando fino alla decima. Oggi quindi iniziamo la I e iniziamo con le nostre prime 10 I maiuscole. Allora, come vi dicevo, assomigliano a delle L e ora capirete perché. La prima I è fatta così. Poi assomiglia a una L? Sì. Allora, è un incrocio di curve e quindi iniziamo a fare la prima curva più piccolina partendo da metà. Sempre quando andiamo verso il basso facciamo la linea più spessa. Torniamo verso l'alto e facciamo la seconda toccando l'inizio del primo ricciolo. Quindi quando andiamo giù a fare l'asta dobbiamo toccare l'inizio del primo ricciolo. Questa, la prossima, è una che sembra esattamente una I, per fortuna, ed è fatta così. È sempre con una linea unica, è un incrocio di curve, ma molto semplici, quindi facciamo una linea sottile che fa così. E ora facciamo lo stesso ricciolo al contrario, quindi andando dall'altro lato. Sempre linea spessa quando andiamo verso il basso. Mentre orizzontale e verticale, e in orizzontale appunto verso l'alto, sempre linea sottile. Questa sembra esattamente una L, perché è fatta così. È una L, però magari la facciamo un po' più ampia, però a me sembra una L. La prossima sembra una L minuscola. Perché? Perché inizia con questa cosa un po' grafica, perché non inizia subito dal ricciolo, ma fa così. Scusate, parte con una linea in diagonale verso l'alto e poi scende e inizia a fare il suo ricciolo. Quindi andiamo così, andiamo verso l'alto e poi facciamo così. Ve la rifaccio con un'unica riga. La prossima è simile a questa, va nel senso opposto, quindi invece di partire da sinistra partiamo da destra ed è un pochino più lineare, però è uguale. Così. La rifaccio ancora. La prossima è come questa, ma più ampia. No, forse non l'avete vista, ve la rifaccio. Questa qui, quella precedente. Ed ora vi faccio quella lì più ampia che vi dicevo, che è così, sempre delle strane I. La prossima, questa sembra una I, oh, però iniziamo sempre con una L. Allora facciamo il nostro ricciolo così, ed ora che siamo qua facciamo anche l'altra stina sotto. Quindi facciamo ancora così e così. La prossima è una L molto
ghirigorata, però è sempre una L. Penso che ne useremo ben poche di queste I, però io ve le faccio sempre vedere perché non si sa mai. È un incrocio di curve, non so neanche come spiegarvela. Andiamo sempre con la linea spessa quando andiamo verso il basso e iniziamo da metà, facciamo una curva così, non andiamo a toccare la linea sottostante, ma rimaniamo un po' più sospesi, andiamo verso l'alto, facciamo la nostra curva grande, scendiamo, incrociamo la prima, questa qua, il primo ricciolo, poi torniamo verso l'alto. E la rincrociamo ancora. Le prossime sono delle L da piccole a grandi, quindi iniziamo a fare una prima L piccola in alto, così, poi ne facciamo una grande sempre con un'unica riga che sarà la nostra lettera, e poi ne facciamo un'altra un pochino più piccola e un po' più in basso. Quindi la rifaccio. Il mio pennarello sta rendendo le armi. L'ultima I maiuscola è una grande L, tanto per cambiare. Così. Poi rifaccio, ha una mega pancia iniziale, poi facciamo la seconda curva, un po' più grande ancora. E terminiamo sempre con la linea verso l'alto. Queste erano le nostre 10 I maiuscole. Lo so che non assomigliano per niente a delle I maiuscole. Ora vi faccio vedere le I minuscole. Queste sì che sembrano delle I. Iniziamo e faccio la prima, che è fatta così. Allora facciamo una riga in diagonale che va verso l'alto, così un po' a onda. Poi scendiamo con una linea spessa e poi torniamo verso l'alto, appunto per avere l'aggancio per le altre lettere. La prossima parte al contrario, quindi dall'alto, ma esattamente è una curvetta, così. Quindi la rifaccio ancora. La prossima è simile a questa, ma parte dal basso. Quindi dal basso e la rifaccio. La prossima è ancora più simile a questa, ma un pochino più morbida, perché inizia con un ricciolo più marcato, che va verso l'alto, così andiamo a creare la nostra lettera. Invece di terminare così, fa un altro ricciolino andando verso il basso. La rifaccio ancora. La è una mini L ed è fatta così. La rifaccio. La prossima si ricurva su se stessa. Perché dico questo? Perché il ricciolo invece di partire dall'esterno parte dall'interno e fa così. A questo punto andiamo a fare la nostra lettera. La rifaccio. Sempre linea spessa quando andiamo verso il basso. La prossima è molto naif perché ha un ricciolo fatto così, poi torna verso l'alto, poi ne fa un altro. È una mini H in sostanza. La rifaccio ancora, anche questa qua secondo me non la useremo mai perché altrimenti non sapranno leggere che cosa abbiamo scritto.
Questa qua è molto semplice, l'abbiamo già fatta prima, ma questa è un pochino più veloce ed è fatta così. Quindi spessa, sottile, spessa, sottile. Questa sembra una V. Fa così. Perché fa sembra una V? Perché ora dobbiamo fare esattamente una V. Quindi così. La rifaccio ancora, ricciolo in verticale che va verso il basso, facciamo la nostra V. E terminiamo col riccio verso il basso. E la prossima è simile a questa, ma un pochino più anche questa veloce. Invece di partire con un ricciolo, parte con una linea curva così, verso l'alto. E poi facciamo la nostra V. La rifaccio ancora. Ok, queste erano le nostre 10 I minuscole. Io ho terminato anche questa lezione, vi ricordo ancora che tutte le altre lezioni le trovate in fondo al video nella playlist Selection, nel pallino in alto a destra e nelle playlist nell'info box. Ora termino questa lezione e ci vediamo mercoledì prossimo con la J. Ciao, ciao a tutti, al prossimo video!